Ciao a tutti. Dunque, io farò un intervento molto rapido e mi scuso, non ho preparato delle slide, ma volevo giusto lasciare qualche flash sul tema della formazione professionale. Come immagino saprete, la Regione Lombardia già da una decina d'anni ha adottato un modello che prevede sostanzialmente l'abbandono dell'idea che sia il pubblico a gestire in maniera prevalente tutto il tema della formazione professionale, ha abbandonato questo modello a favore di un modello che prevede la dote, la cosiddetta dote. Cioè il fatto che chi è un soggetto che usufruisce o ha bisogno di servizi di formazione professionale può spendere liberamente a sua discrezione una certa cifra di denaro pubblico e rivolgersi liberamente all'ente o alla società privata che desidera, quindi sostanzialmente o all'ente pubblico o alle società private che erogano corsi di formazione. E il principio, come dire, filosofico su cui si basa questa scelta che ha fatto la Regione Lombardia è quella che il cittadino utente della formazione professionale scelga in base alla qualità del servizio che i vari enti che stanno sul mercato offrono e da lì poi con le sue scelte orientare il mercato stesso della formazione. Questo, come dire, in linea puramente teorica, poi in realtà all'atto pratico abbiamo visto che le cose non hanno funzionato in questa maniera. Le leggi regionali sul mercato del lavoro e sulla formazione professionale risalgono ad una decina d'anni fa, 2006 la prima e 2007 la seconda, e prevedevano delle cose molto precise sulla valutazione, sul riscontro dell'utilizzo dei soldi pubblici in questo settore. Innanzitutto entrambe le leggi prevedevano la cosiddetta clausola valutativa, cioè la legge imponeva alla giunta regionale ogni 2 anni di fare una relazione su come stava andando il sistema di formazione, il sistema del mercato del lavoro, proprio per capire se si era o meno sulla strada giusta, se le cose stavano veramente funzionando come vi ho detto all'inizio, oppure se c'era qualcosa da correggere. Quindi la clausola valutativa biennale che la giunta regionale era obbligata a rendere pubblica era uno strumento molto importante anche per i cittadini per riuscire a orientarsi su come spendere questi soldi pubblici, queste doti. In realtà, facendo i conti, una legge 2006, l'altra del 2007, cadenza biennale, avremmo dovuto avere 9 relazioni ad oggi, 9 relazioni valutative su come andava il sistema. Ebbene, ne è stata fatta solo una nel 2012, nonostante appunto un vincolo di legge preciso, sul mercato del lavoro. Mentre sulla formazione professionale non è stata fatta nessuna valutazione da parte della giunta, e già questo, come dire, è indicativo del fatto che il sistema è stato lasciato un po' andare dove voleva, ecco, senza un controllo preciso. Ma le leggi regionali prevedevano anche un altro strumento molto importante, che era quello del valutatore indipendente, cioè si prevedeva l'istituzione di una figura indipendente dalla giunta regionale e da tutti i soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio di formazione, affinché desse una valutazione sulla qualità dei servizi erogati da tutti i vari attori privati presenti nel settore. Anche questo, soprattutto questo, era uno strumento importantissimo per orientare poi le scelte dei cittadini su come spendere la propria dote. Ebbene, questo valutatore indipendente non ha mai visto la luce da 10 anni a questa parte. Si sono, come dire, prolungate tutta una serie di problematiche, di scuse, di motivazioni per le quali ad oggi, di fatto, a 10 anni dalla nascita di questo nuovo sistema, il valutatore indipendente non esiste. E quindi, ripeto, anche questo è un motivo per cui possiamo affermare che il sistema è stato lasciato andare un po' come voleva. E poi chiunque di noi abbia usufruito dei servizi di formazione professionale sa come vanno le cose, no? Spesso l'obiettivo soprattutto dei centri privati è quello di riempire i corsi per avere la propria quota di contributo pubblico, a volte anche indipendentemente dall'utilità o meno di quel singolo corso, di quella competenza che si mette a disposizione relativamente a quel profilo, a quella persona che si rivolge al centro stesso. A livello nazionale, tanto è un business veramente molto grosso, a livello nazionale noi abbiamo l'erogazione di 40.000 corsi all'anno,
con 1 miliardo di denaro pubblico erogato sulla formazione. Quindi sono veramente tanti tanti soldi su cui invece bisognerebbe avere, a differenza di quello che fa Regione Lombardia, un presidio e un controllo molto molto forte. L'anno scorso è stata fatta una nuova legge regionale sulla formazione professionale, dove questo discorso della dote è stato messo per legge, cioè fino all'anno scorso era semplicemente uno strumento amministrativo, mettiamola così, e nulla vietava che potesse essere abbandonato in maniera molto semplice a favore di qualche altra soluzione. Dall'anno scorso invece è proprio un principio di legge, la legge regionale prevede il sistema dotale. Noi a questa cosa qui non ci siamo opposti, non ci stava bene, poi in realtà sul pacchetto della legge complessiva ci siamo astenuti perché c'erano anche altre cose all'interno di quella legge che ritenevamo utili, come per esempio il sistema duale, cioè il fatto di alternare momenti di formazione in aula a momenti di formazione in azienda. Anche lì però con un occhio d'attenzione nei confronti di l'effettivo apprendimento in azienda, perché poi spesso finisce che la persona viene messa lì per svolgere mansioni operative manuali e impara poco. Quindi sicuramente noi siamo dell'idea che sia utile che gli studenti delle scuole professionali vadano a fare delle esperienze in azienda, ma deve essere anche controllato quello che queste persone fanno. Dicevo, altre cose che questa legge prevedeva e che noi abbiamo valutato positivamente era l'introduzione delle tecnologie digitali nella didattica, che era molto poco sviluppato fino ad allora, oppure lo smart working, il fatto di potenziare il part time, il telelavoro e tante altre forme che vanno incontro alle esigenze delle persone. Così come anche la promozione della vocazione imprenditoriale. Non ci sono corsi di formazione che aiutano in maniera precisa e puntuale chi ha deciso di aprire un'azienda, o comunque non sono così diffusi come vorremmo. Quindi questa legge prevedeva anche questo passaggio, per cui noi abbiamo su questi punti dato una valutazione positiva. In generale però la nostra visione è quella di valorizzare gli enti pubblici, sia i centri per l'impiego che i centri di formazione pubbliche, perché esulano dalle logiche private di profitto che ovviamente le aziende private naturalmente devono avere. E questa idea di andare a valorizzare e tornare a valorizzare il pubblico è in linea con la nostra proposta nazionale sul reddito di cittadinanza. Voi sapete che il pacchetto del reddito di cittadinanza, oltre ad offrire un supporto delle persone che vivono un momento di difficoltà, pongono l'impegno a quelle persone anche di formarsi, di mettersi proattivamente sul mercato del lavoro. E all'interno del nostro pacchetto c'è anche l'idea di investire 2 miliardi di euro sul rilancio dei centri pubblici per l'impiego. E quindi diciamo il nostro orientamento regionale è coerente con il quadro nazionale che noi perseguiamo. L'ultimo accenno che vi volevo fare riguarda anche le competenze che vengono sviluppate dal sistema formativo lombardo, perché anche su questo ci sarebbe molto, molto da dire. Sono state rese note qualche tempo fa delle stime dell'Agenzia della Ricerca sull'Istruzione e la Formazione dell'Unione Europea, dove si prevede che per l'Italia da qui al 2025 ci sia la possibilità di creare 2 milioni di posti di lavoro, di profili tecnici intermedi, sia come dipendenti che come opportunità autonoma e imprenditoriale con competenza digitale. Ebbene, in Regione Lombardia le competenze digitali non hanno un ruolo di primo piano come dovrebbero avere. Basti pensare per esempio che i corsi che raccolgono maggiori allievi sono quelli per il benessere e per la cura, ci sono 13.000 allievi all'anno, o la ristorazione, 10.000 allievi all'anno. Per carità, servono anche quelli, non stiamo certo dicendo che non servano anche quelli, che non servano persone preparate nei centri estetici, nei negozi di parrucchiere o dei camerieri, assolutamente. Però bisogna anche capire quali sono le reali esigenze poi del mercato del lavoro. Legare le reali esigenze del mercato del lavoro all'offerta formativa che tu dai è sicuramente un aspetto imprescindibile. E le competenze digitali sono quelle che ti garantiscono, stando ai dati attuali, delle maggiori chance professionali per il futuro. Noi abbiamo fatto un emendamento al bilancio in gennaio del 2016 chiedendo appunto maggiori fondi per le competenze digitali nei corsi di formazione, ce l'hanno approvato
Adesso stiamo ad aspettare che poi questo orientamento che ci è stato approvato in Consiglio venga poi reso concreto dalla Giunta. Io non voglio rubarvi altro tempo, mi fermo qua per quanto riguarda la formazione e il lavoro. Per quanto riguarda invece la scuola, passo la parola alla collega Paola Macchi. Vi ringrazio.